Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno dell'acquario. È una lettura senza tempo, quindi il momento in cui vedrete questo video probabilmente sarà il momento giusto per voi per ricevere questo messaggio. Se sentite il bisogno di ricevere un altro messaggio o integrare quello che arriverà adesso, vi invito ad andare a vedere il vostro ascendente o un segno predominante nel vostro tema natale. Se vi piace questa lettura e vorrete iscrivervi al canale, io vi sarò molto grata. Vi propongo anche di cliccare sulla campanellina, in questo modo resterete aggiornati tutte le volte che esce una lettura nuova. Vi invito a questa lettura oggi a restare fino alla fine, perché sto registrando questo video il 22 di marzo, quindi un giorno dopo l'inizio della primavera. E ho deciso di fare una brevissima pratica insieme a voi per andare a... È venuta a trovarmi la gattina. Per andare a liberare energie pesanti, energie vogliamo chiamarle così negative, e fare spazio per raccogliere energia positiva e leggerezza e benessere. Quindi si tratta proprio di una pratica molto molto breve che potrete rifare tutte le volte che volete. È una pratica che vi invito a fare anche se vedrete questo video tra un mese, tra un anno, non ha importanza il periodo dell'anno in cui lo si fa. L'importanza è quello che può portare. Guardo queste carte e mi sembra di averle già viste. Nel senso che la prima e la terza, non so perché ho la sensazione che siano già uscite questa settimana per un altro segno, ma non mi ricordo per chi. Bene, ricordo che questa lettura non è divinatoria, ha lo scopo di darvi un aiuto per una situazione che magari state vivendo, comunque per sostenervi in questo periodo della vostra vita. L'energia che viene indicata da questa lettura, l'energia che avete in qualche modo a disposizione, quindi quella che potrebbe muoversi dentro di voi, viene indicata dal 5 di spade. Notate un'immagine abbastanza, come dire, densa, abbastanza angosciante in un certo senso. Ma il messaggio è quello del poter fare in questo momento un lavoro specifico. Rallentare la mente, voi siete segni d'aria, quindi segni che state tendenzialmente nel mentale, avete il potenziale di rallentare la mente e guardate sulla fronte, aprire il vostro terzo occhio. È un momento propizio per lavorare sul vostro intuito, è un momento per coltivare l'intuito. Significa principalmente cercare di abbassare il suono, il chiacchiericcio che il cervello continua a mantenere a volume elevato. Un'immagine interessante che mi aveva proposto anni fa una mia amica che insegna meditazione è quella di mettersi a meditare e immaginare proprio una manopola quando si comincia e di abbassare il volume dei pensieri. Io lo dico sempre, la nostra mente urla, il nostro intuito bisbiglia. Quindi imparate in questo momento, oppure impegnatevi in un certo senso in questo momento, a ascoltare quella voce sottile che sta sotto tutto il chiacchiericcio mentale, quella voce che vi parla attraverso sensazioni fisiche, che vi parla attraverso intuizione del tipo mi viene in mente questa cosa, non capisco perché, però la sento forte. Imparate a fidarvi di voi. Nel momento in cui fate conoscenza, amicizia col vostro intuito, scoprirete che è un alleato potentissimo. Quindi avete l'energia giusta per farlo in questo momento. E il mazzo vi dice proprio di imparare a fidarvi della vostra capacità di essere magici. Questo è il mago. Imparate, riconoscete il fatto di avere dentro di voi tutti gli strumenti necessari per portare nella vostra realtà quello che desiderate. E quando vedo questa carta dico sempre state molto attenti a quello che desiderate, a prescindere dalla presenza del mago o meno. Quando noi pensiamo a qualcosa stiamo mandando lì l'energia. Per assurdo, io non voglio più attirare nella mia vita questo tipo di relazione. Sto pensando a quel tipo di relazione e sto mettendo un non davanti che il cervello non sente e quindi diventa voglio attirare nella mia vita quel tipo di relazione. Cambiate, cambiate la modalità con cui voi parlate e pensate. Pensate a quello che volete, non a quello che non volete. Cercate di focalizzare la vostra energia nell'attirare e non nello scacciare. Se attirate quello che desiderate, mandate lì l'energia. E questo è potentissimo. E il suggerimento da parte del mazzo è il 7 di spade. Il 7 di spade parla di inganno mentale.
E mi piace molto in questo mazzo il fatto che le spade siano per terra. Vi sta invitando, come vi dicevo all'inizio, di posare per terra i vostri pensieri, di volgere il vostro sguardo verso la vostra capacità di creazione e di intuito. Qui lui ha un uovo in mano e per me in questo mazzo l'uovo rappresenta proprio la creazione, ma anche la connessione con la parte più intuitiva, perché la nostra parte creativa in qualche modo si parla, in qualche modo va a braccetto con la parte intuitiva. Quindi cercate di trovare momenti in cui vi mettete a riposo, meditate, scaricate l'energia a terra, sedetevi per terra. Portate l'energia nel primo chakra, toglietelo dal settimo, dal sesto, abbassatelo. Non significa, allora, quando dico di togliere l'energia dai chakra alti, intendo dire il sovraccarico. Bisogna portare equilibrio. Se è tutto qui e niente qui, siamo con la testa per aria, siamo confusi. Quindi è molto importante fare qualsiasi pratica che per voi sia utile proprio a scaricare la mente. Per molti potrebbe essere proprio anche l'esercizio fisico, per molti potrebbe essere meditare, ascoltare musica, per qualcuno potrebbe essere addirittura cucinare, ok? Trovate voi quelle che sono le vostre pratiche che in qualche modo liberano la mente, che in qualche modo vi portano in una dimensione più creativa. Potrebbe essere creare, disegnare, colorare, ballare. Ognuno cerca il proprio. Vediamo l'universo che cosa dà come messaggio. 7 di coppe. Abbiamo un altro 7. Riconoscete i vostri punti di forza. Riconoscete i vostri strumenti, le vostre risorse. Pensate al passato. Pensate che nella vostra vita avete superato difficoltà. Avete raggiunto obiettivi. Che cosa avete usato per superare queste difficoltà, per raggiungere questi obiettivi? Sono tutte cose che avete dentro di voi. Riconoscete questo e scegliete nel qui e ora la parte di voi che vi serve per stare bene, per superare un'eventuale crisi, per raggiungere un eventuale obiettivo, per uscire da una certa situazione. Capite che cosa avete usato in passato e riportatelo nel presente. Andiamo a fare la pratica insieme, ok? Quindi cominciamo col chiudere gli occhi e iniziamo dal respiro. Iniziate a inspirare molto profondamente, immaginando di portare dentro ossigeno e luce. La luce passa dalle narici, riempie i polmoni, si espande nei vostri arti, si espande nel busto, si espande nella testa. E mentre questa luce riempie ogni parte del vostro corpo, è come se cominciasse a spazzare la polvere, a raccogliere pesi, pensieri, negatività, dolori fisici. E ora quando espirate, immaginate di buttare fuori questa polvere, di affidarla all'universo affinché la trasformi. Inspiriamo luce, espiriamo polvere. Inspiriamo luce, espiriamo polvere. Inspiriamo luce, espiriamo polvere. Ora ripetete insieme a me, mentalmente o ancora meglio a voce alta: io mi apro a ricevere abbondanza dall'universo. Io sono abbondanza. Io mi apro a ricevere abbondanza dall'universo. Io sono abbondanza.
Io mi apro a ricevere abbondanza dall'universo. Io sono abbondanza. E andiamo a riaprire gli occhi. Bene, ripetete più volte possibile questa pratica. Aiuta tantissimo a livello energetico, pulisce e attira. Ricordate che attiriamo quello che siamo. Ripetere io sono abbondanza aiuta proprio a fare questo. Volevo ringraziarvi anche per tutti i doni, parlando di abbondanza, che mi state mandando dalla mia lista dei desideri di Amazon via PayPal. I dettagli sono sempre nella descrizione qui sotto. Mi raccomando, chi di voi mi manda qualcosa, inviatemi anche il vostro indirizzo email. Voglio mandarvi un ringraziamento personalizzato, probabilmente sarà una lettura personale registrata per voi o qualcosa che il mio intuito mi porterà a mandarvi. Vi mando nel frattempo tantissima luce e ci vediamo presto.